Buongiorno a tutti dalla splendida Peschiera del Garda, sono Claudia Scarmigliati ed oggi è mercoledì e ci troviamo qua per il secondo appuntamento dei nostri approfondimenti storici. Volevo ricordarvi il nostro servizio di audioguide che potete noleggiare direttamente all'infopoint di Peschiera, è un servizio che trovate in 4 lingue, italiano, inglese, tedesco e veneto, e con questa audioguida praticamente potete creare il vostro itinerario autonomo e quindi girare il centro storico di Peschiera anche ammirando insomma il paesaggio ed ascoltare la nostra splendida storia, perché Peschiera è ricca di storia, quindi venite a trovarci. Oggi siamo alla tabella numero 2, questi approfondimenti li trovate sulla nostra pagina Facebook di Tourism Peschiera. Volevamo iniziare con il Palazzo del Provveditore che trovate qua alle mie spalle. Il Palazzo del Provveditore è questo edificio che è situato nel centro storico della nostra città. È un edificio del 400 adiacente al canale di mezzo che troviamo qua alla mia destra. Questo edificio rappresenta la dominazione veneziana però sotto il profilo militare, perché in questo palazzo esercitarono il loro potere per 16 mesi ben 238 patrizi veneti che sono stati mandati dalla Serenissima Repubblica di Venezia con la carica di provveditori della fortezza. Ad oggi sul palazzo compaiono 4 iscrizioni, alcune in memoria dei caduti in guerra, una in particolare che celebra l'avvenuta unificazione del Regno d'Italia. In particolare essa recita: nel 1848 fu il 30 di maggio per la resa di Peschiera e per la battaglia di Goito. Alle armi nostre il più glorioso, alla patria il giorno più lieto e nel subito declinare di fortuna resto buon presagio delle vittorie che hanno fatto l'Italia signora di sé. È datata il 18 settembre 1898. Un'altra invece risalente al 4 novembre 1918 riporta quanto segue: la guerra contro l'Austria-Ungheria è vinta, i resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Questa è firmata dal generale Diaz, capo dell'esercito durante la prima guerra mondiale. Da ciò possiamo capire l'importanza storica di questo palazzo, di questo luogo. Pensate che quando è stato fatto un restauro nel 70 sono stati ritrovati gli affreschi che rappresentavano tutti i provveditori veneziani. Purtroppo ad oggi non sono più presenti. Comunque davanti al Palazzo dei Provveditori si apre la piazzetta San Marco, che è decorata con questi due obelischi cinquecenteschi che ne fanno un po' da cornice. E questa piazza un tempo si chiamava Piazza delle Erbe, proprio come quella di Verona, e davanti a noi abbiamo il bellissimo canale di mezzo che è uno spettacolo della natura. Quindi vi ringrazio per averci seguito anche oggi, vi aspettiamo calorosamente a Peschiera del Garda per scoprire la nostra splendida storia. Buona giornata!